Il 22 ottobre un voto speciale, quello per l'autonomia, traghetterà forse sempre più vicino il popolo veneto appunto a un sogno che da anni si cerca di realizzare. Ecco perché abbiamo scelto questa location simbolica. Ma per sapere se effettivamente questo voto cambierà qualcosa in regione o no, restate in compagnia e seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Voterò convintamente sì il 22 ottobre. Il mio è anche un appello a tutti i veneti perché vadano a votare. È importante non solamente per noi ma anche per i nostri figli. Perché sì? Perché ci sono tutta una serie di prerogative che la Regione Veneto può avere, pensate sono 22, come le regioni a statuto speciale, prerogative che ci potrebbero portare veramente a una grande autonomia per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda la formazione. Io quando faccio gli incontri serali, e ne facciamo tanti tutte le sere, cerco di spiegare cosa succede in una regione a statuto speciale o nella provincia autonoma di Trento e di Bolzano e cosa invece succede da noi. Per esempio, parliamo di istruzione. Nel campo dell'istruzione il 100% delle spese dell'istruzione vengono pagate dalle regioni a statuto speciale come dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Invece in Veneto una percentuale estremamente inferiore. Sicurezza, uno pensa cosa c'entra con l'autonomia e la sicurezza. Invece il 53% delle spese della sicurezza sono in capo alla provincia autonoma di Bolzano, mentre una minima parte, il 10-15%, è la regione Veneto. Formazione, uno dice, no, ma la formazione è un tema prettamente, non so, di carattere locale o invece le province autonome hanno la possibilità di investire il 100% delle risorse, cosa che invece la Regione Veneto può fare solamente parzialmente. Contributi alle imprese, anche qui uno dice ma sì, guarda, è un tema nazionale, questo cosa c'entra la Regione Veneto o la provincia autonoma? No, la provincia autonoma eroga il 100% dei contributi alle proprie imprese attraverso proprio la propria struttura. Quindi capite che c'è un abisso tra di noi e le province autonome. Pensiamo alla spesa sanitaria, 400 euro per ogni abitante del Veneto, 2000 e passa euro per le altre province autonome o per le regioni a statuto speciale. E io penso che questo sia il tema fondamentale. E il residuo fiscale, per concludere, è vero è anche che il tema del referendum consultivo non è un tema fiscale, però è anche vero che se guardiamo alle province e le regioni vicine capiamo che quei 15 miliardi di euro che potrebbero rimanere nelle casse del Veneto, insomma con questi soldi si potrebbero veramente dare molti più servizi ai cittadini, dando comunque una quota di solidarietà alle altre regioni, chiamiamole più povere. I veneti andranno a votare? Sicuramente sì. Sapete che c'è il tema del quorum, quindi è importante che uno non pensi ma vanno a votare gli altri, quindi magari il mio voto non serve. È importante il voto di tutti quanti i veneti. Sono sicuro che è scontato il risultato del sì rispetto al no, però cerchiamo di andare a superare questo 50%, che io penso che sarà insomma un risultato molto importante per i veneti. Diamo la forza Zaia di andare a concordare con lo Stato centrale le competenze e l'autonomia del Veneto. E dopo? E dopo, lo accennavo, è importante che il nostro governatore, grazie a un'investitura di tipo popolare e soprattutto un'investitura di tipo democratico, perché sento anche qualcuno che dice ma cosa serve un referendum consultivo? Beh, è un mezzo costituzionale, democratico, che secondo me dovrebbe essere utilizzato molto più spesso, perché capisco che la storia dei referendum in Italia è una storia non sempre positiva, non sempre bella, perché non vengono rispettati, però in questo caso devo dire che potrebbe essere veramente come si fa un forellino su una diga e dopo insomma si apre veramente la possibilità che si possa ottenere una vera autonomia.
Io sono favorevole all'autonomia del Veneto, alla maggiore autonomia, ma non andrò a votare. Ritengo questa consultazione, perché non è un referendum, perché con questa consultazione non si elimina niente, quindi non si abroga nessuna norma né si propone alcuna norma. Si dà un mandato al presidente della regione per dire a Roma che il Veneto vuole maggiore autonomia. Voglio ricordare che il sottoscritto, quando ero in Consiglio regionale, ha contribuito a fare una legge per l'autonomia, ho votato a favore, e davamo mandato a Zaia, quindi 4 anni fa, non 20 anni fa, di iniziare le procedure che prevede la Costituzione con l'articolo 116, perché il Veneto giustamente avesse una maggiore autonomia dal punto di vista fiscale, nella gestione del territorio e così via. Quindi sono materie molto importanti. Questo referendum serve solo al presidente Zaia per questioni, a mio avviso, politiche, ma non dà alcuna forza in più al Veneto. Zaia è stato legittimato dal 70% dei cittadini veneti, perché ha preso il 70% del consenso circa, ha tutta, come dire, già la forza per imporre questi percorsi come prevede giustamente la legge. Perché fa questo il presidente Zaia? Detto prima, perché secondo me la questione politica oggi di questo quesito, che è molto, molto vago, tra l'altro, volete maggiore autonomia? Voglio vedere chi è che può dire mai di no, tutti diranno, chi andrà a votare diranno tutti di sì, ma non ha alcun potere specifico in più, ribadisco, a quello che ha già la Regione Veneto. I veneti andranno a votare? Ma secondo me una buona parte andrà a votare. Io non vado a votare perché non voglio che in mio nome vengano spesi oltre 14 milioni di euro, che secondo me sono soldi buttati in un cassetto, buttati in un fosso. Non servono, spendere questi soldi oggi non serve a niente. E quindi io sono per l'autonomia, lo ribadisco, l'ho dimostrato perché ho votato in Consiglio regionale, sono contro invece l'indipendenza, tant'è vero che c'erano due proposte di legge l'altra volta, e voglio ricordare che quando i fautori del referendum per l'indipendenza è stato chiesto di autogestirsi e pagarsi il referendum per l'indipendenza del Veneto, hanno aperto un conto in Regione Veneto e in 2 anni hanno raccolto meno di 100.000 euro. Praticamente quel referendum là, che non sono riusciti a farsi autonomamente i cosiddetti indipendentisti, adesso glielo facciamo noi con i soldi anche delle mie tasse, e io, se mi consentite, non sono d'accordo. E dopo? Dopo succederà che il presidente Zaia, come ha detto lui, comunque vada, attuerà le procedure previste dalla Costituzione, cioè inizierà una serie di percorsi, come ha già fatto per esempio la regione Emilia-Romagna, che prevede l'attuazione prevista negli articoli 116 soprattutto, ma anche 117 della nostra Costituzione, che prevede alle regioni che non hanno autonomie speciali di avere una maggiore forza, per esempio dal punto di vista fiscale, come dicevo prima. Noi paghiamo molte più tasse come Veneti di quello che noi alla fine riceviamo da Roma, è giusto che noi comunque abbiamo una maggiore quantità di fiscalità da poter utilizzare per il nostro territorio. Tra l'altro questa cosa qua nasconde tutta un'altra serie di problematiche, a mio avviso. Cioè, parlare del referendum significa oggi non parlare, per esempio, del perché oggi ci sono i mezzi di famiglia che per 2 mesi scioperanno, perché il nostro ambiente per anni è in una situazione pericolosa e devastante, vedi tutte le acque inquinate, che riguarda oltre 500.000 veneti. Sono cose importanti, quindi io dico oggi, per carità, lo faccia Zaia, ma non in mio nome. Sono per l'autonomia, ma non andrò a votare.